Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. La seconda edizione targata ACI storico delle auto d'epoca si tiene quest'anno al centro commerciale Bari Blu. Qualche giorno fa c'è stata la conferenza stampa d'inizio, adesso abbiamo il direttore Giuseppe Conversano che ci spiega come mai la presenza a Bari Blu di questa iniziativa. Bari Blu intanto perché Bari Blu è da sempre presente sul territorio non solo come centro commerciale ma anche come punto di aggregazione per insomma, attività ludiche e culturali. Le automobili perché insomma sono sempre state di ottima compagnia agli uomini che sono sempre stati di ottima compagnia alle donne durante lo shopping, per cui abbiamo pensato ad un intrattenimento agli accompagnatori delle signore mentre fanno il loro shopping da noi e ripeto un arricchimento culturale proprio perché non è un raduno ma è un concorso di eleganza per cui ci sono automobili qualificate di alta collezione con una storia personale, ciascuna di loro ha una sua storia personale e insomma tutte sono in gara sotto una giuria che sta controllando e sta verificando che ognuna corrisponda ai criteri minimi necessari per poter essere poi per poter domani come dire vincere la propria categoria. Lei è appassionato di queste auto? Mi piace guardarle, insomma, ho una leggera passione che non disdegno di coltivare. Per cui in pratica quando guarda queste auto fa un po' il ritorno indietro. Sì, e mi prospetto anche in avanti perché magari un domani potrei anche averne una e chissà, vedremo. L'importanza di farlo in un centro commerciale serve soprattutto più al centro commerciale per avere visibilità o alla gente per venire a vedere più da vicino quelle che sono le cose che effettivamente qualche anno fa andavano di moda? Dunque, io credo che serva nell'ottica di un arricchimento reciproco. Un centro commerciale che abbia come finalità soltanto la vendita, soltanto lo scontrino, a mio modesto parere è destinato ad avere vita breve. Ripeto, noi ci proponiamo come punto di aggregazione, come punto di riferimento, come noi siamo nel comune di Trigiano, per cui come dire, vogliamo essere una strada, una piazza in più del comune di Trigiano, per cui la gente passeggia. Mentre passeggia vede i negozi, ma al di là dei negozi vogliamo e pensiamo continuamente durante l'anno ad offrire occasioni di approfondimento, occasioni di svago, occasioni di studio, occasioni insomma anche per fare un salto nel passato, così come lei diceva, insomma vedendo cose che ormai per strada non è più così frequente incontrare. Ultima domanda, lei un giro l'ha fatto su qualcuna di queste auto? Solo su una, perché le altre mi hanno tolto subito le chiavi e non ho potuto continuare, altrimenti le avrei portate a casa tutte. Grazie, buon lavoro. A lei. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.